Buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Ari. E siete su Ali Ari Channel. Con un nuovo video a tema decluttering. Sì, perché oramai è entrata la scuola, ma le nostre scrivanie sono ancora due disastri proprio. E oggi non declutteriamo solamente la scrivania sistemando tutti gli acquisti back to school che abbiamo fatto vedere nella settimana back to school. Beh sì, metteremo a posto anche i nostri dispositivi, ovvero gli iPad. E caricheremo gli appunti più belli che abbiamo fatto su Notability e su GoodNotes sulla piattaforma online di Studia con noi. È una piattaforma top di cui ne parleremo nel corso del video. In ogni caso, noi vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram, TikTok, aliauri.channel, e speriamo che questo inizio scuola sia stato dei migliori. Benvenuti nella mia parte di decluttering della scrivania barra sistemiamo. In realtà la macro cosa che io devo fare è sistemare gli acquisti di cancelleria che abbiamo fatto per il back to school. I due sacchini, ho ben due sacchetti perché non ho solo gli acquisti fatti il 28 di agosto, ma ho anche gli acquisti fatti il 28 di luglio. Quindi qua le cose diciamo che si mettono assai male. E quindi iniziamoci una massa, iniziamo. Ecco qui quindi il primo sacchetto contenente gli acquisti fatti luglio. Infatti io ho addirittura ancora lo scontrino chilometrico. Avevo preso i cartoncini, un portalistini, dei fogli protocollo, un quaderno. Ah, belli gli arti che dovevo provare. Poi post-it, altri post-it. Poi invece ci sono tutte le cancelline che ho preso. Era questo che ho fatto ad agosto, questo qui. Siamo partiti quindi da agosto, ma va bene. Post-it, una penna e un pennarello. Tiriamo fuori anche dire le cose di luglio. Infatti è molto più pesante questo sacchetto, ma penso di aver fatto un mix. E altri quaderni. Poi il protocollo, un temperino. Poi abbiamo altre cancelline, quindi le aggiungiamo alla collezione. Altri post-it. Altri post-it. E poi abbiamo solo penne ed evidenziatori. Sono tantissime. Allora direi di iniziare a sistemare a partire dai post-it. Come vedete ho un piccolo spazietto per i post-it qua. Oppure diciamo che ho il macro spazio per i post-it qua e qua. Forse ci stanno qua, ok. Post-it messi qua. Poi abbiamo questi post-it trasparenti, che direi di andarli ad aprire. Uno qua sopra. Mi sa che questi qua li metto nell'astuccio. Ci penserò. E questo qui invece vanno sempre aperti. Vanno qua sotto. Forse è meglio non li puntare, direi. Per le gomme dovrei avere uno spazio apposito, che è questo qui, anche se è abbastanza full di altre cose. No, no, non mi piace così. Finché non ci stanno le cose perfettamente, io non sono contenta. Perfetto. Sistemato tutto. Per quanto riguarda invece i fogli di protocollo, quest'anno ho deciso di inserirli dentro a questa mega cartellona fisarmonica. Quindi ci sono già in realtà una marea di fogli protocollo. Mettiamoci comunque, anche se sta per esplodere, una casellina che sta per esplodere, ma almeno ci sono dentro tutti i miei fogli protocollo e ce l'ho ben organizzato e sistemato. Adesso invece rovesciamo tutte le mie penne. Con calma ovviamente, se no mi si rovinano. Ok dai, pensavo peggio. Non sono eccessivamente troppe, adesso le andiamo a sistemare. Ho cercato di suddividere le penne che devo sistemare in penne a gel blu, penne della Schneider blu, matite, penne blu nere barra nere, pennarellini neri. Allora, nel mio primo cassetto della scrivania ci dovrebbero stare le penne a gel, quindi andrei ad inserirci tutte queste tre. Anche questa qui della Schneider. Poi anche queste qui ci dovrebbero stare, sperando che si vada a chiudere il cassetto. Perfetto. Poi in realtà anche queste dovrei riuscire a mettercele, ma so già che non mi ci staranno probabilmente. Forse ci stanno. Poi questa qui è la mia tombo, quindi la metto nel portapelle di Aliauri di legno. Poi per quanto riguarda le Schneider normali, per mia intuizione dovrebbero andare qua, ma qua non ci stanno, quindi devo trovare un altro posto. Boh, dove le vado a mettere? Qua giù ci stanno? Diciamo a mali estremi, estremi rimedi. Questo pennarellino lilla nella mia tazza lilla, eccola qua. Questo pennarellino. E il tratto pen, questo qua che non è un mix né rosa né lilla, lo mettiamo nella tazza rosa. Mentre le matite vanno nel comodino. Quindi per ora l'unica cosa che mi rimane fuori da sistemare è questo pacco di quaderni in barra portalistini. Ma non ho più posto nella sezione dei quaderni portalistini. Sono veramente fulli. Quindi devo trovarci un'alternativa. Però ovviamente poi li andrò tutti ad utilizzare. Cioè questi 5 che ho comprato, è ovvio che li finirò tutti nell'anno scolastico per matematica. E anche questo qui per fisica. Questo qui lo voglio usare per la maturità. Quindi in realtà mi servono, anche se non ho posto dove metterli. Alla fine sono riuscita a posizionarli qua sotto la scrivania, sopra il comodino. Non è un posto super ordinato, però vabbè, a noi non importa. Benvenuti nella mia parte di scrivania. Dobbiamo assolutamente sistemarla perché
dire che è un disastro sarebbe riduttivo, ma la prima cosa da fare assolutamente è tirare fuori i prodotti dell'ultimo Aldegio Sacchini, perché sono ancora nel sacchetto, perché è stato un momento un po' difficile visto esami e tutto. Questi sono tutti i prodotti che ho acquistato da Giustacchini nel secondo haul. Come vedete sulla mia scrivania ci sono due astucci, c'è quello di Aliauri lilla, ma c'è anche quello azzurro. Questo perché? Perché io devo fare un astuccio con le riserve che mi servono da portare a Milano, perché io, avendo due scrivanie, devo tenermi un po' di riserve sia qui che di là. Due pacchi di cancelline vengono a Milano con me. Questo invece lo metto nella scatola che ho qua. I post-it trasparenti, penso che ne metterò uno qua, uno di là. Il rosa Milano, l'arancione me lo tengo qui. Le gomme in realtà me ne porto magari una, l'altra la lascio qui. Le penne invece una la metto qua dentro, ma poi sistemerò anche lì. Questa la tengo qui. Anzi no, questa me la porto via. Le bustine lascio qui perché a Milano ce le ho. I quaderni invece vengono a Milano. Questo anche viene a Milano. Poi verranno con me i post-it, questi che sono chiusi, che sono comodi. Questi sono compatti così non li perdo nella valigia. Questi gialli rimangono qua. Così anche questi arancioni che ce li ho già uguali. Questo e questo me li porto via, gli altri li lascio qui. Adesso sistemiamo questi astucci che sono letteralmente le cerchini di roba. Questa è tutta la cancelliera, devo capire cosa portarmi, cosa lasciare qui. Facciamo l'astuccio quello versione original. La cosa porterò via all'università, la cancellina sicuramente. Questo qua della Swing Cool assolutamente sì, insieme a questo perché sono comodi piccolini. Quello giallo invece no, me lo metto nell'astuccio qua che lo tengo a casa. Poi questa è la matita infinita che abbiamo preso su Temu. Facciamo così, li metto qua dentro tutte e due. La cancellina a nastro. Sono piena di pezzi di gomma. Aspetta che vi dico, me ne porto. Questa invece va nell'astuccio di riserva. Questo pennarello non penso mi servirà a lezione, quindi è l'astuccio di riserva. Tutte le Bic colorate, queste le utilizzo tipo tantissimo. Queste due che sono la rosa e la viola, via. Tratto pen anche in università, perché io uso tantissimo le penne colorate. Poi porto via la Bic con la quale stavo scrivendo. Se magari la trovassi sarebbe anche una buona cosa. E me ne porto una di riserva. Anzi no, ce l'ho già di riserva, quindi questa via. Poi questa qua me la porto a Milano, che è una delle mie preferite, che è la Pilot V-Corn. Anche queste mi piacciono tantissimo, che sono le La Schneider. Porto solo la fucsia perché la rosa è molto simile a questa della Bic. Poi queste due top le porto di riserva. E adesso sistemiamo qua un altro mio. Vi faccio vedere alla fine il risultato. E ho creato due astucci. Queste penne invece sono rimaste fuori perché non mi servono. Qua per le cose da portare via ci siamo. Adesso è il momento di sistemare quelle tazze, ma le sistemerò molto al volo, perché cioè mi sembra di percepire che non siano disordinatissime, ma abbiano bisogno di una rinfrescata. Come sapete noi le chiamiamo un po' tazze, e sono piene di cancelleria. Divido per marca, a differenza dalle divido per colori. Quindi tiriamo via tutte le cose che vedo non c'entrare niente con la tazza. Questa non c'entra niente, questa non c'entra niente. Ho fatto proprio, cioè, caso mentre studiavo dove mettevo le cose. Che caso. Questo degli evidenziatori, che in realtà non utilizzo quasi mai perché ho la striscia di evidenziatori che è molto più comoda. Qua dentro, questi pennarelli vanno qua, così qua dentro facciamo un'iposca e Sharpie indelebili, perché altrimenti poi non li trovo mai. Come sta venendo fuori una composizione ordinata. Poi le cose in eccesso andranno messe nella scatola dove tengo la cancelleria extra che mi serve per fare i ricambi. Ho sistemato tutte le tazze. Questi sono i Crayola, sono dei pennarelli che stradoro insieme a questi che sono sempre della Crayola. Questa tazza all'interno ci sono anche le penne, quelle un po' più pazze, ad esempio questo col dinosauro, questa con il pandino. Qua ovviamente ci sono i nostri marker pen, se volete acquistarli vado a scrivere a ordini@allevicianel.it, e ci sono anche all'interno del kit Ali ed Auri. Qua abbiamo all'interno gli stabilo, sia i point 88 sia i 68, cioè i pennarellini e le punte fini. Poi abbiamo qua la tazza dedicata alla Zebra, i midliner, e questi qua della Dong, sono dei pennarellini fantastici, però preferisco i Crayola. Qua dentro abbiamo gli evidenziatori, sia quelli della Stabilo Boss, quelli normali giganti, sia questi qua della Monami. Questa tazza avanzata, quindi via. Questa qua con le nostre penne, altri pennarellini, anzi qua, questo qua. Poi abbiamo la tazza tra le spade, gli Uniposca e degli Sharpie. E infine questa,
che ha le penne blu o le penne colorate, perché alla fine io ho 100.000 penne colorate, poi quando ho bisogno della penna blu non ce l'ho mai sotto mano. Queste sono le mie tazze, qua in realtà abbastanza ordinato, stack. Per il resto diciamo che ci penserò nel secondo momento, per ora mi va bene così. Prima di iniziare a mostrarvi il decluttering nei nostri dispositivi iPad, volevamo parlarvi della piattaforma che ci ha letteralmente rapito il cuore, ovvero Studia con noi, perché è letteralmente il sogno di tutti gli studenti, sia delle medie che delle superiori, ma anche universitarie. Questo perché? Perché al di sopra tantissimi studenti, anche voi stessi, potete caricare i vostri appunti fatti durante il corso dell'anno, ovviamente i migliori, oppure li potete anche andare a cercare. Potete trovare sia quindi appunti, ma anche tutor per aiutarvi nelle materie di cui avete più difficoltà, ad esempio magari matematica, calcolatino, e potete partecipare sia a lezioni individuali oppure anche a lezioni di gruppo. Ma la cosa ancora più intelligente sono i gruppi studio, perché magari studiare non è sempre divertente se si è da soli, invece nei gruppi studio si aumenta sicuramente la concentrazione, è molto più produttivo, vi darà molta più motivazione. Lalli ha creato la sua classe di italiano ed è stato un successone, sicuramente ne faremo altri video. Allora direi di farvi vedere al meglio la piattaforma. Prima di iniziare a sistemare il nostro iPad, va anche sistemato esteriormente. La mia cover è veramente oscena. Ali, ma come l'hai trattata? Sono indecisa se mettere la cover rosa oppure la cover indaco. Data la mia cover e la sua sporcizia, penso che la metterò viola. Si abbina con il nostro iPad viola. Se avete piacere di acquistarle, si possono trovare sul nostro sito, e per ordinarle basta scrivere una mail a ordini@aleavrichannel.it. Ecco qui la nostra piattaforma preferita del cuore, ossia Studia con noi, adatta per tutti gli studenti. Infatti i contenuti sono tutor, appunti, riassunti, gli studenti che hanno degli appunti top e che vorrebbero caricarli per poterli vendere, ma anche domande d'esame e gruppi studio. Le domande d'esame sono principalmente dedicate a studenti universitari. Ci sono delle domande che potrebbero capitarvi all'esame. Voi semplicemente qua potete fare una ricerca intelligente scuola oppure per l'università per trovare il vostro anno. Ci sono infatti tutti i tipologi di scuola. Qui c'è liceo classico, potete inserire il vostro anno e trovate diviso per materia italiano un gruppo studio, che sarebbe il mio, 8 contenuti di appunti, 4 riassunti dei libri, 62 tutor e 0 libri di testo. Anche qua per l'università ci sono per tutte le regioni. Nel mio caso io frequento l'università in Lombardia. Guardate quante ce ne sono, ci sono praticamente tutte. Esatto, l'anno prossimo potrei utilizzarla per il Politecnico. Io invece frequento la Cattolica. Ci sono i corsi di laurea, io frequento economia e gestione aziendale, e ci sono delle materie che ho studiato o che dovrò studiare. Economia aziendale dovrei aver caricato degli appunti io, se non erro. Esatto. Eccoli qua. Quindi voi potete sia scaricarli, ma come nel mio caso anche caricarli per dare ad altri studenti la possibilità di poter studiare sui vostri appunti. Questi qui sono tutti i prodotti che ho caricato io. 2 gruppi studio, 6 appunti. Questi invece sono gli appunti che ho caricato io, dedicati all'università. E qua invece potete fare proponi il tuo gruppo studio, potete scegliere la categoria, la materia e poi condividere il link con i vostri amici per potervi trovare in un'aula studio gratuitamente su Studia con noi e studiare tutti insieme. Ma un'altra cosa super intelligente è il passaparola. Se voi condividete il vostro link ai vostri amici e agli amici dei vostri amici, potete guadagnare un 10 e un 5% rispettivamente sugli acquisti fatti. Allora vi faccio vedere come poter caricare i vostri appunti. Basta andare sulla sezione vendi, scegliere che cosa caricare, la categoria università. Dovete compilare una sorta di descrizione di che università frequentate. Andrò a caricare delle definizioni di diritto commerciale, e una volta finito di completare e di caricare il file, pubblicate e tadan, si aggiungerà al vostro profilo con la preview del file con scritto i punti a cui potete acquistarli. Molto molto facile e super veloce. Questa piattaforma è proprio sinonimo di organizzato, potete trovare tutto in modo super facile e soprattutto è veramente super utile, e potete implementarla anche voi con i vostri materiali. È un po' un do ut des. Ecco qui il mio iPad, l'ho sistemato, pronto per il ritorno a scuola. Intanto ho cambiato lo sfondo, ho trovato su Pinterest, le ho ordinate per scala cromatica. Qua ci sono i miei widget. Poi qui nell'ultima schermata invece ci sono principalmente le cartelle, tra cui abbiamo il widget dell'orario scolastico. Questo qui è un widget di Pinterest, ci stava a fare un po' di ripulisti. Per quanto riguarda invece Notability e Good Notes, che sono le due applicazioni che utilizzo maggiormente, non ci sono particolari appunti da eliminare. Beh, direi che questi qui li possiamo eliminare, perché ormai il test del Politecnico l'ho fatto. Una tabella superlativi, direi che possiamo toglierla. Questi esercizi 9 febbraio, direi di eliminarli. Mentre su Good Notes ho iniziato da poco a prendere appunti, quindi non c'è assolutamente nulla da eliminare. Good Notes, devo dire che mica male come applicazione.
Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto e che nel frattempo magari abbiate messo a posto anche le vostre scrivanie. Perché è sempre bene iniziare il nuovo anno, accademico, scolastico che sia, con la scrivania in ordine. Anche perché poi durante il corso dell'anno tornerà ad essere un disastro, quindi almeno nei primi giorni facciamo finta che sia ordinata. Lunedì uscirà anche un video super motivazionale che vi aiuterà a ingranare le marce e a iniziare col piede corretto. Ma idea di salutare 10 persone l'anno uscita dal video precedente. Carol, un bacione. Giorgia, un bacione anche a te. Basmara, un bacione. Angelica Dionisi, un bacione anche a te. Emma e Azzurra, un bacione. Raffaella, un bacione anche a te. Teresa, un bacione. Dalila e Sherin, un bacione anche a voi. Maria e Isabella, un bacione. Kauru e Pia, un bacione. Ci vediamo lunedì con il prossimo video, ciao.